Benvenuti ad un nuovo incontro eh, di incontri a due voci, eh, per l'appunto eh, a cura della Libera Università di Promozione Culturale su TV Prato. Eh, oggi, eh, come l'anno scorso, quindi per la seconda volta, eh, abbiamo eh, l'incontro col nostro valente fotografo <ride> e viaggiatore, Renzo Carlesi, che ci porterà eh, questa volta a fare un viaggio veramente eccezionale, lo, lo vedrete insomma dalle foto, e eh, anche questa volta ha scelto eh, l'America Latina e in particolare ci troviamo in una zona particolare dell'Argentina. Sì, siamo... Eh, buonasera, anzi buonasera a tutti, siamo a... nella... Nella zona, in una piccola zona dell'Argentina, l'Argentina è molto estesa come è noto e impiega quasi tutto il continente, insieme al Brasile, quasi tutto il continente sudamericano. Certo. E qui siamo in una. Zona più piccola, una zona più piccola all'estremo nord-ovest dell'Argentina. Ecco, magari se si può mandare già la prima immagine dovremmo vedere la cartina. Eccola. Appunto, eccola. guardando la cartina, siamo nella zona in alto a sinistra, appunto mm -hmm. a nord-ovest. È un'area di circa 100.000 km quadrati, quindi un'area grande un terzo dell'Italia, eh, quindi si parla eh, cioè, di piccole zone, ma cioè, comunque una zona. Una zona abbastanza importante. Mm -hmm. E la particolarità di questa zona eh, è che è un, un deserto di alta quota, è un posto dove non piove mai, è caratterizzato dalla presenza di. Ecco, infatti. Sì, eh. caratterizzato dalla presenza delle alte montagne. Siamo al confine con il Cile, al confine con le Ande, mm -hmm. siamo subito sotto le Ande. e Appunto, come vedrete anche dalle immagini, è una zona molto inospitale da un punto di vista per la vita umana, perché comunque siamo a 3.400, 3.500, 4.000 metri. quindi In non un si punto, vive addirittura bene. si arriva a 5.000. Sì, mi sembra di ricordare, metri, è vero? Sì, sì, eh, oltre 5.000 eh. metri. Sì. Queste sono un po' la presentazione dei nostri fedeli compagni. Appunto, la, la macchina eh, è cioè. un viaggio molto importante. Molto eh, complicata e va pianificata molto bene perché si fanno centinaia di chilometri senza trovare, senza trovare nessuno, le comunicazioni telefoniche non ci sono, eh, si usano satellitari. Eh. Quindi insomma eh, dobbiamo eh, portarci dietro l'acqua, il carburante, tutto certo, quello che può certo. servire in caso. In è caso una vera e propria avventura, insomma, sì, ecco, sì. in un certo senso. In un territorio anche abbastanza inesplorato, perché al confine appunto col Cile è sempre stata una zona un po' contesa, perché poi vedremo, molto, il sottosuolo è molto ricco mm -hmm. e quindi c'è un confine non ben definito. Ho oh, ecco. capito. Okay. Poi chiaramente sì, chi sì. prima lo occupa è definito, però sono zone dove... E anche, mi dicevi, si è aperto da poco al sì, turismo, è no? Sì, si aperto nei primi ah. anni 2000, si è aperto al ecco. turismo in maniera... non in maniera massiccia, perché comunque, come vedrete no, poi... No, non credo sia un viaggio che tutti sì, mh, si, scelgano non, di non fare. Sì, soprattutto non ci sono cioè. grosse strutture ricettive, eh, esatto. quindi non è un viaggio comodissimo, si viaggia sempre in fuoristrada, spesso su, come vedevamo prima su strade non così più piste che strade più piste che eh. strade quindi ci vuole assolutamente un 4x4 e soprattutto certo. chi ti accompagna deve essere in grado di conoscerla e conoscerla eh sì. bene eh perché sì. se no eh si sì. rischia di in caso di inconveniente si rischia di essere mm -hmm. in grossa difficoltà. Ecco, mh, mi dicevi eh, che possiamo eh, um, Abbiamo tante immagini da, da far vedere, però ecco, possiamo in un certo modo eh, dividere questo viaggio in tre parti, sì, chiamiamole sì. così. Io ho pensato proprio di proporlo suddiviso in tre parti. Una uh -huh. prima parte, che cominceremo a vedere subito, dalla parte eh, a sud, uh -huh. e per poi transitare in una zona sempre in questa limitata eh, sì. superficie terrestre, sì. però nella parte più in alto. Eh, a Destra, quindi verso est, ma sempre nella piccola zona del nord ovest argentino. Sì. E poi l'ultimo pezzo invece è sulle montagne più alte dove ci faremo un racconto particolare: insomma, è un territorio utilizzato per l'estrazione dello zolfo. E appunto si racconta un po' la storia di questi, certo. Di certo. questi minatori. Eh, quindi allora ecco, partiamo e qui cominciamo dal sud, allora cominciamo dal sud, sì, allora. dal uh -huh. sud. sì eh, le ci sono tre cittadine, poi le vedrete, le dimensioni mm. delle cittadine. Però ci sono tre cittadine, quella più in basso, quella più a sud è il Peñón eh. che dà l'inizio, appunto, a quello che è il territorio, il territorio della Puna Argentina. È un territorio questo qui intorno al Peñon, appunto, un territorio dove troviamo grandi lagune. Questa mm. è una laguna. La Laguna Diamante sì, perché, è proprio la forma. Il perché ah, è chiaro, lo, richiama, lo ah. richiama soprattutto quando siamo in un certo punto dove la vediamo proprio a taglio diamante. Cioè, e eh, scusami, quelle montagne che si vedono sullo sfondo le Ande? Sì, siamo, siamo ah, pienamente ah, sulle Ande, quindi siamo sempre circondati da alte montagne e come dicevo, comunque. Essendo un deserto d'alta quota, il nostro viaggio si svolge sempre intorno a 3400-3006. Le due cittadine, il Pegnone e poi quella a nord che vedremo dopo, Tolar Grande, sono a 3400-3500 metri. Ecco qui ancora un'altra, guardate i colori sono veramente eccezionali. Eh. E, m, miglior titolo non poteva essere, effettivamente, sì, Colori e Paesaggi della cuna Argentina. Possiamo so pure andare sì, avanti? Sì. Soprattutto perché. Sì. C'è sempre questo cielo terzo, questo cielo azzurro. Sì, si, si vede. Infatti. Noi siamo stati nella nostra, nella nostra primavera e mm. quindi c'è sempre questo cielo, lo vedrete dalle immagini. Qui siamo appunto a giro per le, per le lagune, siamo entrati nel, in una zona del vulcano Galan. Il vulcano Galan è uno de, dei vulcani più grandi, più grandi del mondo, ha un cratere di quasi 40 km di diametro. Si sale su e poi si riscende, dentro e all'interno ci sono appunto lagune, fra cui la Laguna Diamante, abbiamo visto prima: mm -hmm. lagune piene di fenicotteri. Quelle che come è le immagini visto. che abbiamo visto prima: sì. è cioè, non... un posto per chi ama la natura, per chi ama i colori, per chi ama le foto, un posto certamente, sicuramente certamente. indimenticabile. È, ecco. è, è, questa altura qui è il, no, è il vulcano? Sì, questa è, ah. è un'altra zona, sempre lì intorno sì. al Pignon, dove vi ho diviso appunto il racconto. Uh -huh. È la zona del vulcano Caracipampa, è questo vulcano eh, che si erge su, praticamente su una piccola pianura, uh -huh. su una piccola pianura in quest'area vicina appunto al Pignon, vicina intendo 20-30 km sì. dalla piccola cittadina principale. E qui ci sono appunto tre cose particolari, c'è questo vulcano con tutta la colata lavica intorno che gli fa da, da corona, sì. e qui ci si viaggia con i fuoristrada, si arriva fin sotto il vulcano, è un territorio molto, molto brullo, molto accidentato, proprio ci vuole assolutamente un fuoristrada. Questa invece è la grande duna bianca, quindi girandosi... L'occhio si perde dal vulcano nero a questa immensa duna bianca e poi ci sono altri, un altro paio di immagini di questa, di questa duna. Eccola, sì. Vedete, si vede. noi siamo sulla duna e si vede il vulcano. Questo è un po' per rendere l'idea di come la, il posto sia abbastanza, nello spazio è abbastanza limitato. Certo, insomma. Certo. Altri, un altro paio di immagini del... Sì. Eh, del e quelle tracce che si vedono sono evidentemente ah. le tracce dei... Sì. Deve. Quelle tracce hanno fatto eh. arrabbiare la eh. nostra guida perché sì. probabilmente sono fatte con il quad di qualcuno che va, ah, certo. che sarebbe molto più bella vedere la vergine, eh, eh, sì, no? certo. la, la duna. Certo. E lì purtroppo essendoci piove per niente, quindi quelle tracce lì magari sono di un anno fa. Certo. Ecco, cioè non è che si, che si distruggono in tempi brevissimi. Mm -hmm. E qui naturalmente siamo saliti, siamo saliti eh, sul. Si, si passa sulla luna. proprio da, dal contrasto fra l'oscuro del vulcano ah, e questo biancore sì, 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 questo eh, straordinario. Bianco. E sullo sfondo, appunto, l'altra particolarità di questa zona è il campo di pietra pomice. Mm. Questo è un campo che si è formato qualche migliaio d'anni fa da un'eruzione un del vulcano Blanco che sta. Eh, sulle ande, su questa cuesta dell'Andolfo che, che domina questa pianura uh -huh. e anche questo è un posto io non avevo mai, mai visto un qualcosa di simile questo, questo colata tutta bianca sembra opposta a quella nera che abbiamo visto dall'altra parte e si forma queste, fo queste forme particolari che sembra di essere su un mare sembra, sembrano, onde, sembrano sì. onde si vede sì. in, qualche, in qualche immagine sì. E lì venivano ecco. appunto lasciati a girare e ci si perde intorno a queste forme, immaginandosi certo. quello che, che ci può essere stato: un posto veramente particolare, Pietra Pomice. Eh, e poi cosa. queste formazioni eh, strane sì, che assumono. Sì, sì. Con gli agenti atmosferici, sì, ovviamente, sì, sì, assumono sì, sì. queste forme strane. Anche qui bellissimo il contrasto fra l'azzurro del cielo. Che è veramente questo bianco il rosso, il nero mm. della lava, a sì. destra ci sono le dune, insomma, un posto è stato il primo, primo assaggio con la puna, ma è stato un assaggio emozionoso. Eh, ha fatto, eh, certo, sì, ha sì, fatto sì, sì, impressione. Molto, molto bello, sì? molto bello. Sì? Poi andando, eh, poi andando avanti si lascia questa, questa zona, è circa 300-400 km più a nord, eh, si arriva a un altro, piccolo, un altro piccolo agglomerato di case, questo Tolar Grande, vedete siamo sì. a 3525 metri, metri. Sì. sul livello del mare, c'era una ferrovia. C'era una ferrovia perché serviva per portare via lo zolfo dalle miniere, veniva portato poi per arrivare a Salta e poi a Buenos Aires per essere trasportato. Infatti c'erano in le lavorato. distanze segnate sul cartello da Buenos questo, Aires a eh. Questa è interessante, questa immagine, se ci sì. si può fermare un attimo, perché si vede dall'alto la cittadina di Tolar Grande, quella piccola... Sotto quelle piccole montagnole di colore marrone che vediamo sì. all'inizio, sì, si sì. vede un piccolo agglomerato di case. Ecco, questa è una delle due cittadine mm. della cuna argentina. Che somiglia più a un villaggio. Sì. Che non è un avamposto, un avamposto esatto. minerario, sì, soprattutto. Sì. Perché questa è una zona che è stata sfruttata appunto per le risorse, poi a livello abitativo anche no, abbastanza poco. è molto ostico, Certo. Eh, certo. Eh, in alcuni paesi si pensa alla paz, sono più di 4.000 metri, è chiaro, sono dovuti insediare lì perché era l'unico posto dove potevi insediarti. L'Argentina è, è il territorio cioè. delle grandi pianure, quindi chi si è insediato... E poi d'altra parte come si può fare a insediarsi in una zona dove non piove mai, sì, cioè sì, di sì. diventa difficile la vita. È un posto eh. molto particolare, eh, sì, cioè, non, è, appunto, non è facile, non è no. un posto facile, anche per chi assolutamente, ci vive. Assolutamente. Ora, eh, in questa zona ci sono ancora delle miniere attive. Per mm -hmm. il momento, perché noi abbiamo visitato dall'esterno una miniera di oro sì. e la miniera di zolfo che vedremo dopo adesso è disattiva. Però sono zone, appunto ci sono lagune, ci sono. Mm -hmm. eh, molto probabilmente ci, ci sarà la possibilità di estrarre il famoso litio, per esempio. Ah, perché eh, che, che è un è loro eh, di oggi, eh, esatto, le batterie, per tutto. Questa strana. Eh, queste sono. Sembra un occhio. Eh, sì, sembra un occhio, infatti, eh. sono, si chiama proprio Occhio: hai avuto, eh. hai avuto eh. buon occhio. Eh. Sono gli Occhio de mare, eh, eh. l'Oro de Mar, e sono dei piccoli laghetti proprio al margine della cittadina di Tolar Grande e sono particolari perché al loro interno ci, negli anni 90, ne, scusate, nei primi anni del 2000, sì. degli scienziati argentini hanno ritrovato gli stromatoliti viventi. Gli stromatoliti è la prima forma di vita che risale a più di 3 miliardi di anni fa. Quindi, quindi diciamo veramente... batteri, sì. i, le, le prime forme, le prime forme di, di vita. vita. Le prime forme di vita che sono state trovate in altri posti all'interno di rocce e sono sempre stati trovati a livello fossile, sì. qui sono stati trovati ancora, ancora viventi. È, è l'unica zona è sulla zona, Terra sì, per ora sì, no? che si conosca. Che si conosca, perché... È particolare questo microorganismo perché sembra che sia stato il primo a dare origine alla fotosintesi clorofiliana. Quindi sia stato l'origine dell'ossigeno sulla Terra e di conseguenza la possibilità di avere vita sulla Terra. Sì, sì. E qui sono stati trovati appunto all'interno di, di questi piccoli laghetti, sono stati trovati dei, dei microorganismi ancora, ancora viventi ancora viventi. Eh, questo è... Quindi è un posto anche molto Sembra Sembra. Viene, insomma, viene descritto che questa, questa forma di vita eh, si è sviluppata e è potuta rimanere in vita grazie alla forte insolazione, eh, proprio certo. perché siamo a oltre 3000 metri, non piove mai, quindi certo. quando c'è luce c'è certo. sole. Eh, eh, certo. E alla car caratteristica dell'acqua, un'acqua molto salina e molto a pH molto alto. Ecco. E quindi sembra che abbia che che hanno hanno favorito, che hanno permesso di mantenere questi, questi microorganismi eh, Leggevo presenti. che tracce di questi eh, stromatoliti sono state trovate anche in dei meteoriti di origine addirittura di Marte. E quindi questa sarebbe un'ipotesi eh, che, che un'eventuale forma di vita moltissimi moltissimi milioni di anni fa o, probabilmente c'è stato quantomeno stata anche su Marte. che su Marte c'erano le condizioni per la vita c'erano ecco, le condizioni per la vita è più giusto dire così cioè, se no ci si immagina tutti i marziani, <ride> marziani. E cammino eh, bene, eh, andiamo, quindi andiamo questa è un po' la parte, la parte del, del loco de Mar che sono vicinissimi a Tolar Grande intorno a sì. Tolar Grande vi ho messo alcuni paesaggi perché facciamo dei lunghi percorsi per andare a visitare altri posti caratteristici e quindi si trova questi campo amariglio, quelli di prima, da lontano. Queste si possono definire. Pian piante? Sì, sì, sono piante, sono piante, sono le stesse piante che vedevamo nella foto precedente dall'alto che fanno questa cascata gialla. Questa, questa qua. Eh, esatto. E invece esatto. l'altra, parte sono più ravvicinate. Più ravvicinate, eh. e molto belle. Sì, molto belle, sì, sì, infatti un posto mm. particolare dove poi appunto spesso il nostro autista anche per consentirci di sgranchirci un po' le gambe magari ci, ci lasciava, ci andava certo. a riprendere eh, un no, paio no, sempre, di chilometri più avanti eh, proprio eh. per per potersi un certo. po' muovere. Questi sono gli animali tipici, i camelidi tipici delle, delle Ande. Sì, queste eh. sono delle vigogne. Queste sono delle vigogne. Sono delle eh. vigogne, non, non ci sono allevamenti di vigogne. Eh. Quindi queste sono selvatiche. Sì, sì, sono tutte selvatiche e dove viene trovata un po' di lana di vigogna, spesso è riservata ad alcuni indios che vengono... Che, che le catturano, le catturano, uh -huh. le tosano sì. e poi le rilasciano. Le rilasciano è è pregiatissima, tiene caldissimo sì, la vergogna, sì, sì. come l'alpaca del resto, sì, no? Sì, Queste. Sì, sì. E lì appunto se ne trova tante in giro, in gruppi, di solito sono gruppi con un maschio e tante uh -huh. femmine, oppure gruppi di ma oppure maschi singoli che poi nella stagione degli amori si, certo. si scontrano per e, avere più... E più questi figli, animali così. riescono a vivere, eh, d'altra parte come i cammelli, sì, nel deserto, evidentemente sì. sono adattabili anche sì, a questo territorio così arido. Sicuramente, hanno creato eh. un loro... Eh. Un, un loro modo di vivere che mm, mi consente, ehm. perché comunque un po' di acqua con i fiumi, con i qualcosa, si, qualcosa, fiumi, con dei piccoli, delle piccole palucce. Quelli, eh, quelli specchi d'acqua di cui si può Qualcosa parlamente. si trova. Mm, mm. Eh, chiaramente lì c'è una, una fauna comunque eh, che, che si nutre anche delle vigogne, ci sono sia puma, sia ah. volpi. Che oh. potrebbero, specialmente i piccoli, potrebbero eh, cacciare. Certo. Sì, sì, sì. Però ce ne sono talmente tanti di questi branchi di vigogne che, umano, riescono, che diciamo, riescono a sopravvivere, a sopravvivere eh, anche se a, ci sono e i predatori. A sì, sì, senza, uh -huh. senza problemi. Bene. Eh. Ecco, e ora eh, siamo al Salar de Arizaro. Salar, mi immagino voglia dire deserto di sale. Deserto di sale, sì. Eh, quello che vediamo. Allora, noi, il deserto di sale dell'immaginario è quello per chi viaggia, insomma, il mm -hmm. salar di Iuni, quindi quello bianco. Quello bianco. Quello esatto, bianco. In sì, questo sì. caso, qui, poi lo vedremo. Eh, anche quella crosta che vediamo rossiccia è tutto, tutto sale. È il secondo salar dell'Argentina. Dell è mm -hmm. il, eh, il sesto nel mondo è eh, uno dei salari più alti come sul, livello, sul livello del mare è comunque eh, molto molto esteso e il nome sembra derivi o dalla parola atacamegna insomma della zona dell'Atacama spagnola è che Salar de Arizaro eh, sta a significare il dormitorio dell'avvoltoio ah. cioè dove andavano a ritirarsi gli avvoltoi una parola keshua invece ci dice che oltre al dormitorio dell'avvoltoio potrebbe anche essere eh, il cammino doloroso. Mm. Perché il cammino doloroso? Il cammino doloroso perché su questa zona era la zona che serviva da ponte per portare le mandrie di mucche. Uh -huh. per portarle dall'Argentina, quindi dalle pianure argentine, verso In il In Una Cine. specie di transumanza, sì, diciamo. Sì, più che altro no. di, di vendita, di, eh, eh. di commercio. di commercio. Di commercio. Eh. E chi si avventurava con queste mandrie lungo questo cammino e camminava appunto su questo deserto, specialmente le bestie magari non gli animali, ne lasciava molti sulla strada. Eh sì. E quindi questo cammino doloroso perché comunque perdevano dei... E non tutti riuscivano, riuscivano a, a arrivare, sopravvivere. A arrivare. Eh, certo. E questa immagine qui che vediamo adesso è un'altra particolarità. Eh, questo, a un certo punto su questo salar si apre questo... Improvvisamente? Improvvisamente arriva questo cono... Questo cono una piramide esatta, insomma, non sì, è un cono vulcanico, sì. no, 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 è, sì. è un cono di roccia alto circa 200 metri che si alza sul, sul salar e è proprio una, una piramide perfetta, come vedete, proprio, eh, fa, sembra fatta, sembra fatta dall'uomo. In realtà non è fatta dall'uomo, è, uh -huh. sì. è una formazione completamente naturale: è una formazione rocciosa che nel tempo è stata anche luogo di culto, luogo di, di preghiera. Beh, un po' come, ha tutt'altra forma, ma un po' come l'Hyers Rock sì, mi viene in sì, mente, sì, no? Sì, anche sì, quella. Sì, sì, sì. È un punto magico comunque per, sì. eh, per chi viveva in questa, in questa regione. È un posto molto particolare anche questo, perché appunto dal deserto di sale, come si vede sotto, da questo bianco biancore che vediamo sotto, si alza appunto questo, questo cono di arita, il, mm. nome, il nome locale. E volevo farvi vedere sia su questa foto che su quella precedente: appunto il sale come appare quando lo vediamo da vicino. Sì. E quando invece da ecco, lontano... Visto, visto così da lontano sembra una distesa de, di polvere, di sale, i granellini sì, no, sì. di sale che siamo abituati a maneggiare noi nella vita di tutti i giorni. Invece se rimettiamo la prossima, ecco, si vediamo che è un acciottolato. È un acciottolato e soprattutto è un acciottolato molto duro. Per eh cui sì. camminandoci sopra... È, un, è comunque difficoltoso perché è un po' come si dice a Prato, mm -hmm. un po' pogge e buca, insomma, eh, sì. non è ma liscio come uno se lo aspetterebbe. Ecco, questo sale loro lo raccolgono, lo lavorano o lo lasciano così? Questo sale, allora, eh, non, in questa zona, eh. non in questa zona, ma in una zona adiacente, c'è mm -hmm. una delle saline più grandi del mondo, Salinas ecco. Grandes, e lì ci tirano proprio fuori il sale per... Eh, anche per, per, uso per uso alimentare ma soprattutto il problema di queste il problema da un punto di vista ambientale di queste saline, è quello che accennavo un po' prima, è che eh, queste saline, nel sottosuolo hanno delle acque molto salate e molto ricche di eh, sostanze oggi molto preziose, non ultimo il litio, ma anche terre rare, quindi cose su cui c'è un grosso interesse a, a ad estrarle. Ecco, lo sfruttamento va più su codesti materiali che non sul sale. E, e da un punto di vista ambientale, se si può spendere una parola, questo certo. è un grosso problema, perché mentre il sale, te quello che estrai, lo usi prevalentemente, praticamente tutto, certo. in questo caso di litio, di terre rare, ce ne sono quantità infinitesimali, mm. per cui c'è necessità... E quindi poi le scorie... C'è necessità finissante. di tirar fuori tanta roba certo. per poterci tirar fuori qualco, poca, poca materia che, pregiata che e crei di conseguenza il 99% di scorie. Sì. E quindi questo sicuramente mm, è, un, è, un... è un grosso problema che si troveranno a vivere molto presto. Già dei, dei salares eh, posti nel vicino Cile vengono già usati... Uh -huh. a livello industriale per estrarre... Eh perché qualcuno sicuramente l'occhio ce l'ha certo, messo. Certo. Eh. Sai, poi è comunque una risorsa per il paese, no? Certo. Se no certo. devi... tutta roba sì, stai sì, importando sì. adesso. Sì, sì, sì. Però certo se questo uso viene fatto in maniera indiscriminata... Eh, c'è sempre da guardare un po' anche il rapporto con l'ambiente, sì. giustamente, e quindi anche il, la gestione delle scorie, certo, insomma, non, certo. è, non è una cosa leggevo, facile. Leggevo proprio in questi giorni che l'agenzia la, che ci ha accompagnato mm. appunto si vanta, nel suo sito c'è una dicitura che, che afferma che loro non collaborano e danno appoggio a... Ai, ai minato, al, alle industrie minerarie proprio perché chi vive di turismo, chi vive di queste bellezze, sicuramente teme che eh, queste eh, industrie minerarie sì, possano, un danno. possano andare mm. ad impattare mm. in maniera mm. importante su, questo, su questi. Su, su questi paesaggi così incontaminati, così preziosi, ecco. Certo. Po la parola giusta, certo. proprio preziosi. Eh, andiamo, proseguiamo pure avanti. Con le altre immagini, le altre immagini, ecco. ecco. Sì, sì. sì, sì, siamo al, al terzo. Al, alla terza ter parte, terza diciamo parte, di, di questo sì. viaggio. La terza parte di questo viaggio che ci porta a esplorare, a conoscere. Eh, la vita fino agli anni 70, cos'è che era importante in quella zona? In quella zona c'era una grande miniera a cielo aperto di zolfo e quindi era una miniera a più di 5200 metri mm -hmm. e eh, quando c'è una miniera ci vuole qualcuno che ci lavora. Certo. Per cui c'era questa, questa gente che viveva eh, in questo piccolo accampamento. Alla base della miniera che è a circa, sì, eh? circa mm -hmm. 4.000 metri sì. e poi andava a lavorare, si spostava per giorni sulla miniera, che poi vediamo un po' di immagini a 5200. Se torniamo all'immagine precedente, volevo farvi notare un, un particolare. Se vedete quella linea gialla che scende giù dalla, dalla montagna. Mm. Quella linea gialla è la traccia dei carrelli che trasportavano lo zolfo estratto in miniera e portato giù al paesino della casualidad per essere, per essere appunto lavorato. Adesso quindi nel paesino non c'è più niente, è rimasto, vedete, gli edifici dei minatori uh -huh. completamente scoperchiati, è rimasta questa piccola chiesa e poi vedremo dopo sono rimaste eh, le... I alcuni dei alcuni macchinari, macchinari che servivano per eh, lavorare ed estrarre lo zolfo, purificare lo zolfo. Certo. Poi da qui veniva certo. portato con i camion a una stazione ancora un po' più a valle e poi da lì sul treno veniva portato all'utilizzo. All certo. Lo zolfo è stato sfruttato tantissimo nel periodo dei militari in Argentina, dei sì. generali in Argentina, sì. perché sì. comunque... Eh, veniva usato per le, per le munizioni per, eh. quindi c'è stato cioè. un grosso un grosso uso se vediamo le immagini successive si capisce come questo è appunto il paesino, alcune mm, foto quello no? che rimane, diciamo, di questo villaggio del, del villaggio, questa è un'altra immagine sì. di una casa, si vede, sono son roba recente. Sì, si sì, vede sì, dalla sì, costruzione, certo, dalla... stiamo parlando sì, sì. di no, tetti no, di, no, di paglia, ottocentesche. Eh. Eh. Mm, esatto, mm, sono roba ancora prima utilizzate fino agli mm. anni 70. È ah, qui si vede città. la Chiesina si e la Pickup è sì. la nostra fedele compagna di certo, guai. Questa appunto è la fabbrica dove veniva iniziata la depurazione dello zolfo. Tutto intorno, come vedete, tutte scorie. È un po' quello che si teme che venga fatto sulle, sulle estrazioni. Del... Sì, mm. sì. Per, per, per il litio, insomma, Per il guarda. momento noi abbiamo visto una miniera di oro lì, eh, mm -hmm. chiaramente inaccessibile, controllo documenti, anche solo per andare su un'altura a fotografare eh. dall'alto il salar. Me lo controllo dei documenti, controllo... Eh, certo. Questa, appunto, è un'altra immagine della, eh, della. questa è proprio una bella panoramica eh, sì, di questo villaggio minerario. Sì. Vedete sul, di fianco, al, di fianco al, alla fabbrica di, di depurazione sì, dello zolfo sì. tutto il residuo giallo dello zolfo scartato. Sì, sì, sì. sì. Chiaramente è un quella po'. quella patina parola. si Tutta giallastra patina gialla si vede nel, nella parte alta quindi, della foto. Sì. Quindi, visto il paesino, adesso saliamo lungo questi sentieri, queste piste. E sì. Saliamo a 5200 metri appunto della miniera mm. Mina Julia si chiama. Questa è la parte della striscia gialla vista. È sempre quella sì. de del, del trasporto, sì. diciamo. L'altra era vista gioco. dal paese sì. verso sì. la miniera. Sì. In questo caso siamo sulla miniera verso il paese. In fondo sulla destra si vede il salar, eh, il salar di Arizzaro sì. e questa è una vista, una vista della miniera, un posto spettacolare, cioè a un certo punto dopo alcune curve si ha questa visione di questa montagna gialla che è altra gioia per gli occhi, emozionante. Sì, è un colore poi, bellissimo. Poi mm, se riesce un po' anche a entrare in quello che è stata la vita di queste persone, no? certo. che vivevano a 4000 metri. E andavano a lavorare a 5.200 e non era un lavoro semplice. No, Tanto il lavoro, il lavoro delle miniere anche è sempre eh. stato uno dei più duri per l'uomo. Questa era una miniera a cielo aperto, quindi non c'erano eh. gallerie, ma comunque no, sei a per... 5.000 metri. Eh. Eh, certo, quindi, certo. Sicuramente... Sì. Ne, ne possiamo vedere altre. Ecco, sì, questa è la questa. pista che arriva appunto alla miniera sì. e sul fondo sì. si, vede, si vede appunto... La miniera con i Questi... Ecco, questa io la trovo veramente spettacolare. Sì, perché quest... la, la, la macchia scura de, de, di questa struttura e sullo sfondo questo colore giallo che poi un pochino degrada nel bianco veramente. E è spettacolare. queste strutture qui sono le, le prime strutture che venivano usate sia come alloggi per i minatori che si fermavano su, sia come, c'era stati dei piccoli spacci che Vendevano un eh, po' di, certo. di, di, di cibo, probabilmente. Eh, sì. Perché non è che si potessero muovere di lì. Al momento che lavoravano, quello, era diciamo, lì, era il era luogo il loro dove posto, loro vivevano, loro eh, per forza. E le altre sono strutture di archeologia industriale, diremmo esatto. oggi sì, residui, sì, ormai residui, mai smontati. Ecco sì, l'esempio: sì, questo, di... questo, questo è un carrello, sì, sì. Invece quello che è andato via tutto è tutta la parte della teleferica, insomma, che portava il minerale ah, sì. da quello non c'è più. Anche i piloni, non ci sono più. È rimasto solo questa striscia gialla. E questa è stata in uso, dicevi fino agli fino anni. Agli anni 70. 70, fino agli anni 70 mm. è stata in uso e appunto ci tiravano via lo zolfo per fare, per ma fare le, le munizioni. Ce ne sarebbe ancora, potrebbe essere ancora sì. sfruttabile, ma oggi. Probabilmente a che serve? non ha più. Non ha più un valore per, poter, per poterla sfruttare lì. Ecco. Certo. Eh, chiaramente quando sei un paese in guerra, un paese comunque che fa della forza militare un suo valore, è chiaro che devi cercare anche di essere. Eh, di avere le risorse in casa tua. Sì. Probabilmente oggi lo Zolfo lo trovano con più facilità e a minor prezzo da altre, certo. da altre parti. Certo. Ecco. ecco, qui si notano bene i colori. Sì, colori, mm. appunto, c'è ancora qualche, qualche piccolo residuo metallico, sicuramente questa da noi sarebbe un'area da bonificare in qualche modo, perché per il momento lì siamo oltre 5.000 metri, non c'è certo la volontà del governo argentino no. di metterci mano. Ecco. Sì. Questo è particolare perché... Il nostro, il nostro autista eh, un po' gli argentini sono un po' campanilisti, un po' come mm. i toscani. E quindi ci, lui ci diceva: allora, innanzitutto quello che è vero è che le montagne colorate che vediamo sullo sfondo a sinistra in alto è Cile. E lui diceva: Qui siamo anche, proprio sul confine. proprio sul confine. Lui sosteneva che anche la miniera era stata in qualche modo presa ai cileni, perché che in realtà sia in territorio cileno. Io questo. Non so quanto sia vero o eh, quanto sia comunque una Comunque, ecco, questo è, è quello che dicevi sì. all'inizio che è una zona dove i confini sì, sono abbastanza sono abbastanza labili, anche perché eh, non Certo. lì chiaramente fondamentalmente non c'era la forza per mettere su una guerra per una miniera di zolfo. Certo. Però, insomma, sembra fatto appunto che sia proprio sul confine in questa maniera, sicuramente ha dato... E quanto è durato questo viaggio? Il viaggio è durato due settimane, due ah. settimane piene. E, e, do, e voi dove stavate, diciamo, come alloggi, dove... Eh, come alloggi noi eravamo... Eh, in, perché eh. quando facevate queste escursioni, eh, d'accordo, facevate le escursioni, ma poi, ecco, dove mh, passavate le notti, Sette. ecco, per dire... Noi le passavamo in queste due cittadine più importanti, appunto, in questo Quindi, Tolar, Grande, Tolar Grande al nord e al sì. sud in Il Peñon. Uh -huh. Quindi siamo rimasti eh, due notti da una parte, tre notti dall'altra, in realtà un'altra notte nel centro Antofagasta della Sierra, un altro piccolo paese, un'altra ma un mm. posto. Sempre come un altro quelli che abbiamo visto. Sì, e sì. Ci, ci fermavamo nei vari punti in modo da essere più comodi per visitare i dintorni. Uh -huh. Fate conto che dal da Pignon al Tolar Grande sono circa 300 km, quindi non sono tanti se ci uh -huh. fosse un'autostrada, sono tanti perché comunque noi ci muoviamo lasciando la pista principale per andare a fare passaggi per vedere cioè, i, vari, e i vari. Comunque si sì, erano escursioni che potevate fare nell'arco di una sì. giornata, diciamo, sì, e sì. poi la notte uno ritornava sì, dove, sì. dove Noi Di solito abbiamo fatto due notti in un posto, poi tre notti in sì. un altro, quindi abbiamo visto sì. quello che c'era lì intorno e poi quando ci siamo spostati da un paese all'altro ci abbiamo messo in mezzo altre, altre sì, visite. Sì. Che tipo di strutture ci sono? Strutture allora. Mi in immagino realtà, non alberghi. No, eh. Sono molto basiche. Basiche cioè, comunque siamo in Argentina, quindi sono basiche, sì. ma sono più che dignitose. Eh. Certo, niente, certo. Eh, sì, niente sì, sì. di... Magari non ci sono le mattonelle in terra, c'è il cemento. Vabbè, però, cioè. però insomma, strutture sempre più che dignitose con bagno. E, e, e questo turismo in questa zona ce n'è tanto? O voi siete stati un po'. Fra i rari, diciamo, no, no, turisti, no, no, per sì, quello che tu sai. Sì, eh? sicuramente io non, non, mi, non mi ritengo un esploratore. Quindi, sicuramente è un posto dove il turismo c'è. Mm. Però è un turismo abbastanza di nicchia: un turismo eh, certo, molto interessato capisco. a vedere sì, certe sì, cose, sì. sia per la scomodità degli alloggi, la scomodità delle piste. Anche essere a 3500-3600 metri costantemente, certo. che non è da tutti. E, e poi questa bassa ricettività cioè veramente c'è po', 40-50 posti in ogni paese. Per e poi questo è un viaggio prettamente naturalistico sì. perché non è che ci siano strutture artistiche no. particolari oppure in questi villaggi ci sia un centro storico particolare. Quindi questa in è realtà, solamente insomma in un'avventura. Realtà un'immersione nella sì, natura sì. insomma in così realtà così. in questo viaggio si fanno anche altre due zone importanti la zona sì. di Huamaca e la zona di Cafagiate che è la zona a sud dove ci sono dei bellissimi vigneti in altura anche ah. questi vino buonissimo ah, e, eh, e quindi si vedono anche altre cose si vedono delle chiese del 1700 1800 con i tetti in paglia con eh, e il nostro autista è poi anche proprietario dell'agenzia. È venuto per un suo giro commerciale, insomma, promozionale in Italia. Sì. E si è fermato da me un paio di notti. Siamo andati a giro per Firenze e lui mi ha detto: 'Il prossimo che si arrabbia perché non gli fa vedere una chiesa col tetto di paglia'. Il prossimo italiano che si arrabbierà eh, lo, lo, eh, sistemo io, certo, lo sistemo io, certo. quindi cioè, vengo proprio sì. dietro. Cioè, non ci sono importanti tracce certo. culturali in questa zona qua. Però, insomma, c'è un paesaggio veramente strepitoso. Sì, 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 strepitoso. Sì, sì, strepitoso. Un natura... paesaggio che ha anche qualche cosa di, di lunare, di, di eh, quasi poco terrestre, ecco, diciamo. E questa esplosione di colori è veramente, sì, sì, quindi, che è veramente incredibile. Quindi lì non si va per vedere, per vedere la chiesa, ma si va per godere della natura. Certo. Un posto comunque dove te stai aggiornata senza trovare nessuno, quindi noi eravamo fra l'altro una macchina sola mm -hmm. con il pro e i contro, perché il pro è sicuramente che hai tempi molto più rapidi di reazione, eh, certo. e il fatto che quando arrivi in un posto sei te, te e te, insomma, non hai... Eh, perché il gruppo era piccolo. Eravamo quattro persone più l'autista. Eh, sì. eh, allora sì. E... E di contro, essere una macchina sola ci fossero dei problemi alla macchina e potrebbero esserci, comunque, se era certo. solo. Quindi, l'organizzazione prevede la presenza di un telefono satellitare. Comunque, quando sei a 5-6 ore dal centro abitato e ti si dovesse rompere un motore o forare due gomme o, o insomma, aver bisogno d'aiuto, non è che aspetto qualcuno passa. Teniamo conto che proprio lo sviluppo minerario di questa zona sta portando anche a, alla costruzione, per esempio, di strade. La strada che vedevamo nelle prime foto che ho messo sì, come, come sì, segno all'inizio, all mm -hmm. all quella è una grossa strada che collegherà in maniera diretta i due centri, i due centri principali. Okay. Quindi è una zona che. Per quanto... Eccola, sì, ce l'hanno rimessa. Questa qui è la, ah. è la strada di accesso al Pignon, al piccolo sì. paesino asfaltata. Sì. Forse una foto ancora prima, se possibile. Ancora precedente? Ah, sì, la precedente. Vediamo. La precedente a questa, una del... Ecco, ecco. questa qui è la, la strada che collega il Pignon a Tolar Grande, la strada diretta, sì. fatta apposta per permettere il transito dei bilici, certo. dei, dei camion grandi sì. che portano sì. via... Che portano via il materiale. Perfetto, eh, noi eh, abbiamo, siamo arrivati alla fine diciamo, di questo viaggio avventuroso. Io ringrazio ancora Renzo per eh, le immagini bellissime che ci ha proposto e spero che abbiano incontrato anche il vostro gradimento. Eh, come sempre, eh, con Renzo, noi ci permettiamo di girare il mondo diciamo, in questa. Nello spazio di questa trasmissione. E quindi io vi saluto, ringrazio lui, ringrazio voi Grazie. e vi do appuntamento al prossimo incontro di Incontri a Due Voci. Arrivederci.